Allora io chiamerei però un signore che si chiama Gardin e dice di essere il Doge e voleva Gardin. Andare a fare una riunione vicino Vicenza degli indipendentisti. Doge. Ma scusami, però con calma. Abbiamo già sentito un deputato della Lega, una deputata Vittorio della Lega Feltri, che suona sì, per strada. Vittorio Feltri, adesso il Doge. Adesso il Doge. Voleva andare a fare una riunione. Una serie di psicotici che hanno chiamato. Adesso pure chiamiamo un altro psicotico. No, ma questo è una cosa seria. Ah, è seria. Pronto? Gardin? Sì, buonasera, sono Cruciani, come sta? Bene, cioè, siamo qui bloccati alla stazione con 15 poliziotti e carabinieri. Appunto, no, questo sono venuto a sapere. Ma come mai? Perché abbiamo un maggior consiglio oggi a Monteberico e un maggior consiglio vuol dire un Parlamento convocato per discutere sui provvedimenti dello Stato occupante, dello Stato italiano. Sì. Però non si può uscire in teoria, no? Non si può circolare, nemmeno per questo. Allora, i parlamentari secondo te escono? Tu ad esempio sei giornalista, esci? Sì, io sì, perché vado a fare un lavoro. Se lei andasse a lavorare probabilmente... Noi facciamo un lavoro gratis, lo recuperiamo per la Repubblica Veneta. Sì, no, ho capito. Tu puoi anche lavorare per la Repubblica Veneta, però non è un lavoro vero e proprio. Cioè tu vai a fare una riunione di partito. Ma lo dici no, tu? No, lo dico io. Come i parlamentari che non fanno un lavoro. Fanno un servizio. È un servizio essenziale, come si dice. Sì, ma non è riconosciuta però la Repubblica Veneta. Logico, neanche noi siamo riconosciuti, siamo occupati da 200 anni. Ma che dicono i poliziotti in questo momento? Cosa stanno dicendo? I poliziotti mi hanno fermato e mi hanno anche ammesso che ero qui per bloccarmi. Ah, addirittura? Per impedirmi di andare alla riunione del Maggior Consiglio a Monteberico, che è... Cioè, prendete, vi stanno impedendo... Mi hanno già impedito, perché ormai la riunione l'abbiamo anche... Quante persone? Dovevamo essere una 25, tanti non hanno potuto venire, però... Però, amico mio, però 25 persone, tutte in un posto, in questo momento, non è consigliabile. Io te lo dico, va bene la Repubblica... Noi, come avevamo scritto a quest'ora... E avremmo tenuto le debite distanze. Però però scusami Albert, per carità, va bene, cioè va bene tutto, uno si può riunire a fare qualsiasi cosa e la Repubblica Veneta, adesso non è qui il caso di discutere. Tu non riconosci lo Stato italiano poi in fondo, no? Questo è, diciamo, è uno Stato occupante, per forza lo riconosco. I poliziotti, sai, riconosci i carabinieri? I carabinieri secondo te che cosa sono? I carabinieri, quelli che stanno intorno a te adesso, che cosa sono? Gli sgherri di un paese occupante, cosa sono? Sì, lo sono, di un paese occupante, ovviamente. Non è che io mi ingiuri per questo. No, però vuol dire... Fanno una funzione servile di uno Stato che per noi è occupante. Pretendiamo dallo Stato anche un rispetto. Io ho scritto a Mattarella e a Conte l'altro giorno dicendo che loro devono assicurarsi che... le riunioni del Maggior Consiglio vengono rispettate. Mattarella immagino che non abbia risposto, caro. Ma non caro... interessa che abbia risposto, no. Però scusami, Gardina, perché però non ha neanche vietato la manifestazione. Ma non è che è vietato, è che in realtà non si può uscire da casa se non per motivi. Ma chi lo ha detto? Ma tu ti sei fatto convincere di questo? Ma perché per te è una farsa il coronavirus? Non ho capito, tutta una farsa messa in piedi dallo Stato occupante? Beh, abbastanza. Cioè abbastanza. Per te è una cosa per imporre una specie di Stato di polizia, immagino, nella tua testa, immagino. No, stiamo andando verso questo. Stiamo andando in un governo traballante che ha messo tutti a casa, dice di voler mantenere per farsi riconoscere questa funzione di salvatore del paese. Dietro chi c'è? Dietro i provvedimenti c'è un disegno, cioè un disegno politico, di forzare l'economia per creare una situazione per noi disastrosa, ma per loro... Cioè, ma di chi è il disegno? Chi è che ha progettato queste robe qua? Chi è che sta progettando questa grande operazione? È una cosa complessa, la vita non può essere soffocata. È veramente assurdo. E dunque ne stanno approfittando per imporre eccetera. Vabbè. Beh, non è solo questo. Sì, ne stanno approfittando, ma dopo invece, vista la nostra... La nostra determinazione a fare questa riunione per loro è, tra virgolette, sovversiva, no? Ma non è che è sovversiva, è che uno in questo momento... Scusi un attimo, Doge, lei è anche Doge, no? Ma che vuol dire Doge? Ma chi è Doge? Ma fermi tutti, cosa vuol dire? Chi è questo cretino che si intromette? È Parenzo, cosa vuol dire? Ma chi sei Ostomona che parla? Chi sei Ostomona? Chi sei Ostomona che parla? Chi sei Ostomona? Doge! Calma. Doge,
Doge, dimmi, Doge, dimmi. Ascoltami un attimo. Ma non fa parlare quel Mona. Imbecille. Ma Titi si doge veramente? Così, un doge, 71esimo. Chi è che sta parlando? È Parenzo, è Veneto tra è Parenzo, l'altro. Ma Titi sia un doge, mi so Veneto sa. Ma lui è un cretino, Titi, non deve neanche parlare. Ma Titi sia un doge o un Mona? Un doge o un Mona? Per me no, sia un Mona, non un doge. No, un doge. Anche, è patentato anche cretino. Ma Titi si è autoproclamato doge. Come sei diventato doge? Ma stai zitto, cretino. Ma posso capire come sei diventato doge o no? Stai zitto, cretino. È una domanda. Ma come sei doge? Stai zitto. Scusami, doge. Parlo col tuo collega, non allora, con te. Gardin, scusami un attimo, sai è vero, aspetta, è vero che c'è scritto sui tuoi post, sulle tue comunicazioni, c'è scritto 121esimo d'oggi. E quando sei stato eletto 121esimo d'oggi, scusami? Il 22 ottobre del 2016. In una seconda elezione. Primo, ma è d'oggi, seconda edizione, da chi? Ma perché non glielo chiedi, Cruciani, almeno? Ma chi è questo cretino? Ma ho capito, Cruciani, poi chiedegli, porca miseria, Cruciani, poi chiedere a questa sottospecie di persona chi cazzo lo ha eletto d'oggi. Glielo puoi chiedere tu per piacere, chiediglielo tu, anziché lisciare il pelo a tutti questi qui, chiediglielo per piacere. Io ho rispetto della libertà. O parlo con te civilmente. Gardine, oppure non ho capito dove sono i poliziotti in questo momento, però. Chi lo ha proclamato d'oggi, però? Ma lascialo stare, questo qui, lascialo stare. Vabbè, qualcuno l'avrà proclamato d'oggi, un gruppo di persone l'avrà proclamato d'oggi, non lo so. Ma io posso diventare doge anch'io? Mi puoi proclamare doge della zanzara? Sei troppo cretino. No, io voglio fare il doge della zanzara. Nessuno mi puoi nominare, Cruciani, mi puoi nominare doge della zanzara, cazzo? Posso fare il doge o no? I poliziotti, quando gli dici che sei il doge, che dicono? Questo è importante. I carabinieri. Beh, mi rispettano. Certo. Chiamano l'ambulanza, chiamano i medici, dai. No, tu che l'ambulanza la chiamano per te, cretino. Ma imbecile, ragazzi, dai, per piacere. Se io tornassi a casa stasera e dicessi sono un doge, mia moglie mi sbatterebbe fuori di casa, hai capito o no? Senti, io non parlo con lui, se vuoi. Ma, Cruciani, diglielo tu però. Cruciani, scusami, perché mi sembra Cruciani di essere matto. No, voglio Cruciani dire una cosa sulla Cruciani e poi io me ne vado. Mi sembra di essere. Oh, Cruciani, se tu tornassi a casa stasera. Va bene, adesso me ne vado. Voglio solo chiedere a Cruciani una cosa. Cruciani, se tu stasera tornassi a casa da tua moglie e dicessi. Ma io non voglio essere doge, però. Ma non voglio essere doge. Cosa ti direbbe, secondo te? Cosa ti direbbe? Ma non lo so, ma mi prenderebbe per matto. Però io non sono doge, non abito in Veneto, non voglio essere doge, che ti devo dire? Sei circondato dalla polizia, dai carabinieri? Certo, ce ne sono 20 qua dietro. 20. Vabbè, 20. Che ti devo fare? Uno può far perdere tempo, però. Polizia. Puoi fare perdere tempo alla polizia e ai carabinieri oggi, amico mio? Questi hanno da fare, devono controllare la gente che esce da casa e che sgarra le regole. Cioè che... Vabbè, questa è una tua opinione. Anche i parlamentari fanno perdere tempo agli altri. Vabbè, ciao Gardin, ciao, abbraccio. Ciao.